Dai, facciamo aspettare. Fuoco! Fuoco! Allora, numero 9 del Presidente, approvazione avviso pubblico per la nomina dei revisori unici dell'Istituto regionale per la floricoltura del Consorzio di bonifica del canale Lunese. No, l'abbiamo tolta nella notizia. Io ci ho scritto così. Sì, ma perché l'abbiamo fatto così. Poi, numero 12 del Presidente. Approvazione aggiornamento 2015, programma statistico regionale 2014-2016. Numero 13, vicepresidente, rete regionale Health Technology Assessment, HTA, individuazione dei criteri per un'appropriata allocazione degli ecografi. Poi, dalla 14 alla 16, il vicepresidente, rilascio rinnovi di accreditamento, il fiocco, dove il fiocco di Mazzone, poi dell'associazione Gigi di Rossi di Genova. Numero 17, vicepresidente, indirizzi regionali per le imprese alimentari, le AU inerenti alla produzione e somministrazione di alimenti non confezionati contenenti allergeni o privi. 18, vicepresidente, approvazione documento linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della regione Liguria. Numero 19, assessore Barbagallo, approvazione disposizioni per corsi di formazione e aggiornamento inerenti alle abilitazioni alla vendita, acquisto e utilizzo e attività di consulenza per prodotti fitosanitari. Numero 20, assessore Barbagallo, TSR 2013, apertura a termine per la presentazione per l'anno 2015 delle domande di conferma di impegni quinquennali. Senti un po' barba, c'è casino per il degno, lo sai. Ma lì c'è un equivoco. Ho cercato Martina senza successo, ma si rimedia o no? Tu ti riferisci al fatto del concetto assicurabile o non assicurabile? Sì. Questo è un problema che io ho posto al ministro insieme al direttore a spiegare. Perché le piante non sono assicurabili e quindi quando tu ricevi un danno alluvionale non può essere esercito. Però siccome in quel caso lì erano messe in piena aria, è difficile che una compagnia di assicurazione ci assicura una pianta. Ma il problema qual è? Che quando farà il decreto, noi con il direttore l'abbiamo già fatto in questi giorni, dobbiamo stabilire che pur essendo assicurabili, ma non avendo nessuna compagnia che le assicura, li consideriamo non assicurabili. Però non possiamo scrivere su una richiesta chiedere un risarcimento su un bene che è assicurato. Ma recuperiamoli. Si può provare a parlare con il ministero per vedere se ci danno delle aperture, ma in questo momento è il ministero che ha un problema, perché ha agito e da qui si equivoco con la Cina fino a gennaio del 2013. Il ministero ha agito in un certo modo. Dopodiché però è intervenuto alla Corte dei Conti e gli ha detto stop, basta. Allora il ministero, al fine di continuare ad operare come ha sempre operato, si doveva dotare di una norma autoritativa. Questa norma non se l'è ancora procurata. Fino a quel giorno non potrà operare. Noi potremo chiedere che quando adotterà la norma possa mettere dentro eventualmente una clausola di retroattività per andare a ricomprendere anche le alluvioni. Nel frattempo che qui sono a spasso. No, capito, no? Capito, no? Insomma, la Corte dei Conti non consente al Ministero di rimborsare le piante. E dice che non può agire più all'amministrazione. Una la cosa per cui mi ha cercato di arrivarci, cioè sto scoppiando così. Ma per la questione della dei danni. Dei danni, questi ultimi della tromba d'aria? Alluvione, sì. Novembre. Vabbè, dai, andiamo avanti. Era TSR, poi 21 assessore Buccinelli, adesione della Regione Liguria alla proroga al 31 marzo 2015 dell'accordo per il credito alle piccole e medie imprese, per sistema creditizio. Numero 22 assessore Rambaudi, sistema di qualità dei media d'infanzia. Poi
23 assessore Rambaudi, APICU, recupero infrastrutturale, fini socioassistenziali, prima integrativa, autorizzazione alla modifica dell'utenza, progetto di coabitazione, le ginestre, inserisco rilevante. Numero 24, assessore Rossetti e Vesco, approvazione del piano di attività 2015 di Arco. Numero 25, assessore Rossetti, individuazione delle sedi amministrative dei centri provinciali per istruzione adulti, CPA, ai sensi della deliberazione del Consiglio. Assessore Rossetti, approvazione standard formativo e contenuti minimi del corso di formazione operatore in attività di educazione ambientale alla sostenibilità. Quindi posso tornare un attimo indietro, sulla quale di se non l'ho vista, se non mi chiedo di rinviare, però sono corsi da integrare, non so se c'è la parte mia di collaborazione con ARS. Non l'avete ancora scontato. Per scontato, se non ci fosse potrei integrarla, grazie. Scontatamente dai. Non me l'avete mandato. Dai, se non c'è la integra, dai. 27, assessore Rossi, legge regionale 40 del 2009, accordo di programma tra Regione Liguria, Comune, Comitato Regionale, Federazione Ciclistica Italiana e Unione Sportiva Ponte Decimo per Giro dell'Appennino, memoria Alfredo Martini, 70esima della Liberazione, e euro 42. Assessore Rambaudi, una deliberazione di approvazione di regolamento, approvazione del regolamento regionale, avente ad oggetto modifica regolamento 2 di attuazione dell'articolo 8 della legge 50. Una delibera sui minori che è un ritorno perché è andata in commissione ieri. E poi numero 29 dell'assessore Guccinelli, una presa d'atto del consiglio, para FSC, proposta al consiglio cos'è? Regionale di presa d'atto del para FSC. Sarà la presa d'atto dell'ultima programmazione che abbiamo fatto, quella di dicembre. Che adesso è già vecchio, no? Sì, di fatto sì, però è l'ultima programmazione. Che va ancora siamo anche in difficoltà col Consiglio, perché lui è la seconda che mandiamo e ogni volta diciamo non esaminare nemmeno perché nel frattempo è cambiato il quarto. E poi allora, fuori sacco, del Presidente, concessione del patrocinio. E poi assessore Rambaudi, Rossetti e vicepresidente, figure professionali educative nelle strutture sociosanitarie di quelle di GR 862 e 1749 del 2011. No, scusa, siccome devo dire una cosa, perché la DEAS si è mandata adesso la sua opinione, guarda un attimo, dico, perché dice che toglierebbe il punto 5. Però a me non sembrava. Possiamo rinviarla martedì? No, la facciamo e se vogliamo togliere questo, guardatelo tu, perché è una cosa che proprio riguarda l'università. Quindi qui chiedevamo di avviarmi. Sì, dovrebbe già, ma è già inserito nel riconoscimento che abbiamo fatto. Perché sì, magari è pleonastico, ma lo ripetevamo perché ce l'avevano chiesto l'associazione del patrimonio. Sì. Comunque non c'è perché. Se... Mettilo nelle premesse. No. Allora, approviamola perché ci sono le commissioni legge. Approviamo e portiamo il punto 5 verbali alle strutture e poi il punto 5 lo portiamo alla premessa. Assessore Vesco, approvazione della convenzione di cooperazione relativa al coordinamento dell'offerta ferroviaria regionale dei viaggiatori fra Nizza e Imperia tra Regione Liguria, Regione Paca e Principato di Monaco. Accordo del progetto europeo. Allora, assessore Guccinelli, par FSC 2007-2013, progetto A112, distretto Ligure per le tecnologie marine, di LTM, impegno di spesa di euro 2 milioni. Ce l'abbiamo fatta, è l'impegno di spesa per i laboratori del distretto. Se adesso riusciamo venerdì a portare quello per l'università, completiamo l'operazione. Assessore Guccinelli e vicepresidente. Para FSC 2007-2013, approvazione dell'inserimento di interventi nella PQ, miglioramento dell'offerta sanitaria ligure. Non mi chiedete cos'è, perché io l'ho firmata come FAS, ma credo che l'ha seguita Montaldo.
Allora, una copia? Sì, ho io una copia. C'è una legata. No, sapeva cos'era. Eccola qua. Allora, l'ho centrato il presidente. Ti piacciono le bocciocche, l'ho centrato. Adesso un po' una registrazione. Sì, credo di sì, niente di nuovo. Ok. Ma nel frattempo quella volta di coltare, lo sta facendo qualcuno? Lo stiamo facendo un po' tutti, con grande disperazione di Ivan. Assessore Guccinelli, rimodulazione contributo a favore di Ericsson Telecomunicazioni SPA per la realizzazione del centro di ricerca e sviluppo in località Erzelli, Genova. No, spiego un po' questa. Questa è, voi ricorderete che avevamo messo 11 milioni per Ericsson Erzelli per cofinanziare una serie di progetti di ricerca. Poi avevamo già fatto una rimodulazione che eravamo scesi a 2.666.000 per il fatto che una serie di progetti erano rimasti fermi e non necessitavano più tutte quelle risorse. Oggi abbiamo fatto un nuovo passaggio con Ericsson e col Ministero. L'unico progetto che sta dentro la tempistica nostra è un progetto che ci impegna per 1.116.000, quindi oggi andiamo a una rimodulazione che fa scendere da 2.6 a 1.116 e questo ci aiuta perché io devo portare da quest'altra settimana, prima che andiamo in vacazio, la delibera che assegna tutte le risorse all'ultimo bando che è quello dell'alluvione di novembre. E lì dalla ricognizione che abbiamo fatto con le Camere di Commercio servono circa 18 milioni di euro. Che troviamo in questi giorni, porteremo a delibera venerdì prossimo. Cominciamo a pagare quelli di novembre. Quelli di novembre, dopo la delibera di venerdì, a quel punto lì le pratiche che sono pronte in Camera di Commercio che le trasmettono a FILS possono essere immediatamente erogate. Poi venerdì prossimo. Certo. E quindi vuol dire che noi alla fine della fiera sulle varie alluvioni abbiamo messo 20 più 24 più 18, ci mettiamo 62 milioni di euro. Non è poca roba. E vanno tutti, secondo voi? Dove cazzo? Al TG2 ha fatto un bel servizio, avete visto? No. Una commerciante che riconosceva. Ma sono già 1.500 quelli che hanno detto. Lavori che sono poi. Quella che si è trasferita. Sia per. Va bene, quindi Ericsson, ok. Ok. Scusa, a proposito di aziende o cose varie, ma la questione ACLA. La questione ACLA stiamo aspettando che ci mandino l'ipotesi di bozza di contratto sulla quale ragionare con loro per un'eventuale acquisizione di quelle aree. Ho risollecitato questi giorni a FILS, ho visto l'altro giorno un articolo sul giornale che ci poneva la cosa. Ok, invece di varie, ho visto questa cosa di quel rifugio che però è in Piemonte. È in Piemonte. Potremmo provare ad aiutarli, visto che di fatto quel corpo è l'aria ligure. Non proprio che corrente. Con i fondi Interreg. Con la cooperazione non riesce a mettere a posto quelle cose lì. No. Dico proprio di no. Una cosa così puntuale no. Perché la cooperazione trasfrontaliera può fare è un rifugio. Ci proviamo, però sono dubbioso, onestamente. Sulla parte di nostra abbiamo vista corrente, non è possibile. Perché sennò avremmo avuto un piccolo spazio. La legge, sembra eccessivo, tipo la chiesa. Ho visto che poveracci sono. Sì, sì, no. Tanto il corpo è una zona nostra. Assolutamente sì. Operano sull'alta via dei Monti Liguri. Per la Liguria, però sono proprio per un piccolo pezzo dentro il territorio della avanti e proseguiamo e concludiamo. Poi dell'assessore Rossetti, modifica evolutiva all'infrastruttura informatica albo online dei presidenti di commissione sezione formazione professionale, impegno di 5.000 euro. Assessore Rossetti, prosecuzione progetto esecutivo attività di assistenza tecnica e supporto da parte di Arte Liguria per la definizione di azioni di sistema per lo sviluppo di un sistema regionale di orientamento, impegno euro 40.000.
Assessore Berlangeri, fornitura beni e servizi relativi ai costi per la progettazione, l'organizzazione e le sedi di investimenti connessi allo svolgimento del Festival del Turismo Viaggiando il Mondo, spesa 20.000 euro. E poi, sempre dell'assessore Berlangeri, contributo straordinario al Comune di Genova per la promozione post-alluvione, legge regionale 40 del 2014, impegni di spesa euro 100.000. Questi erano soldi che sono rientrati e che avevamo messo a disposizione del Comune subito dopo l'evento alluvionale. Il Comune ha già fatto tutte le attività di promozione e adesso è arrivata la copertura e i nuovi capitoli del nuovo bilancio. E quindi, del vicepresidente, procedure per l'organizzazione e la qualificazione del programma di screening oncologico nella regione Liguria, costituzione gruppo tecnico regionale. Questo è andato. E poi sempre il vicepresidente, approvazione regolamento proposto all'osservatorio regionale per la formazione specialistica volta a regolamentare l'organizzazione dell'attività di guardia dei medici in formazione specialistica. Una richiesta di parere alla commissione consigliare del presidente, approvazione della proposta di modifica allo statuto della società per Cornigliano. Mettiamo dentro la normativa statale sulle quote rosa, che non era ancora stata aggiornata. Sì. C'è stato un passaggio bellissimo, non lo si può raccontare. No, ma me l'avevi raccontato. Poi c'è un argomento in sacco dell'assessore Berlangeri, partecipazione di Regione Liguria all'iniziativa dall'Expo ai territori. Con una comunicazione del presidente. Abbiamo già fatto, abbiamo preso la delibera, l'abbiamo comunicata, abbiamo riscritto sollecitando, adesso partecipiamo ancora all'assemblea, ma sappiamo che la provincia uscirà, perché ha il diritto per legge di uscire dalle partecipazioni. E noi stiamo aspettando, perché il comune sembra che si stia determinando di liquidarla. A quel punto comune basta? Ho finito, dottoressa? Sì, a posto, grazie. Allora, sentite, poi andiamo a festeggiare Alessandro. Del Piero? Magari diventa come del Piero. Se ti ha la sua fatica. Dai. Non mi tengo più. Allora, noi presentiamo di là tre schede. Due sono legate a due vicende molto importanti per la sanità. Un attimo, che sono gli acceleratori. Questa è una operazione FAS, una operazione che impegna Claudio, credo che non ci sia, vero? Vengono professione anziano dell'ASL di Savona e sono di San Metro. Un'operazione da 4 più 3 al contante 7 milioni, sono tre acceleratori lineari con cui mettiamo a posto un'area centrale di due persone di terapia. Dunque il primo apre a maggio, cioè con due mesi. Diciamo che sono dettagli. Poi invece quelli di Savona, uno apre a giugno e uno ad aprile 2016. Questa è una cosa che ha avuto lentamente grossi a causa dei soliti ricorsi, ma poi siamo riusciti a chiudere un'operazione che sarà il FAS, poi si dovrebbe anche rendicontare a questo punto, quindi almeno si spera. Se funziona. La seconda che immagino presenterà è la Faita, giusto? Ma io non ci sono. Non ci sono. La Faita è settembre, che poi è arrivata.
Ok, benissimo, dai. Quindi vai. Sì, perché mi compro il telefono che fa le foto però. Facciamo un selfie.